Buongiorno ragazzi, bentrovati, ciao Cristina, come va? Ciao, buongiorno a tutti, molto, <ride> bene. molto bene, dai. Allora avete visto intanto, vi anticipo io, eh, la persona che avete visto nel video non è Cristina, Cristina è un'altra persona e perché fa abbiamo fatto questa cosa? <ride> abbiamo fatto questa cosa perché era in programma la registrazione di questo video con Cristina, eh, Bubble Technique, dico bene Cristina? Esattamente. Ok, questa, questa tecnica, e però eh, complice, complice, purtroppo il coronavirus non ci ha permesso di fare questa cosa qui e quindi abbiamo detto no, dobbiamo farlo lo stesso in qualche modo e allora ci siamo fatti dare da Pulp Riot, tu che sei tecnica Pulp Riot tra l'altro, eh, un video di una tua collega sì. eh, e che possiamo oggi commentare per spiegare diciamo in tutto e per tutto le varie sfumature di tutta questa tipologia di diciamo di colorazione colorazione che io pensavo che eh, mi facessi delle cose tipo rainbow no? tipo, tipo multicolore, invece no alla fine può essere utilizzata Anti no, vai vai si, sì, eh, si può utilizzare con, eh, per fare un colore anche un pochettino più soft, allora è sempre consigliato utilizzarlo con i colori diretti perché se si parla di eh, colori semipermanenti il risultato in realtà non è, sì, non è uguale e non è altrettanto bello questo perché eh, la colorazione diretta ha proprio un'altra chimica rispetto alla colorazione a oscillazione quindi rimaniamo a parlare di diretti e mh, allora la scelta dei colori può andare da 2 a 7 nuance il consiglio è quello di eh, allora le nuance ok il numero delle nuance è a nostra discrezione il consiglio però è quello di utilizzare ehm, allora sicuramente colori chiari un mm. abbastanza pastello, non troppo scuri. Perché? Perché l'effetto eh, è più bello sui colori pastello, ok? Non okay. è che non funziona sui colori scuri, si può fare, ma è, è, meno, è meno carino. Okay. E eh, un'altra cosa che mi consiglio di, di dare, un, un altro consiglio che mi consiglio che mi sento di dare per la scelta delle nuance è quella di utilizzare eh, nuance che appartengano un po' alla stessa famiglia. Um, cosa intendo? Intendo eh, magari tra i colori caldi o tra i colori freddi. Quindi se si decide di fare un rame come in questo, in questo caso, quindi sull'arancio, giocare con nuance tipo il giallo, l'arancione, il rosso, l'arancio un po' più chiaro, l'arancio un po' più scuro. Se si vuole stare sui freddi invece un verde, un azzurro, un azzurro più chiaro, un verde acqua, però eh, che, che appartengono appunto alla stessa famiglia. Questo perché è, è, più, è più bello, l'effetto finale è più, è più bello. Eh, è però niente. sarà un effetto finale, eh, virgolette, passami il termine, monocromatico, cioè tutto su un colore con vari tipi di sfaccettature, di tonalità, di riflessi, sì. però il colore di base è sì. uno, che poi sarà rosso piuttosto che blu, sì. piuttosto che... Esatto. Ecco, no, esatto. Non ci sarà questo effetto... Passami il termine pappagallo, <ride> pappagallo così. No, esatto. Che magari cioè, è più difficile può, da portare. È più difficile da portare, no? Sì, magari uno si sente meno a suo agio su, su questa Assolutamente. cosa. Assolutamente. Ok, allora, eh, sì. prima di fare tutto eh, però bisogna arrivare, come dice il tuo collega Ivan Bucci, ad avere la famosa tela perfetta. Bianca, quindi perfetto, eh, esatto, ecco, esattamente da che altezza bisogna partire? Altezza toni, Insomma, dobbiamo arrivare a un 10 per forza, o possiamo fermarci un film? Allora, diciamo che Palpriot ci, ci dà una grande mano perché lavora molto, molto bene anche su un'altezza di tono 9. Quindi in realtà, non siamo costretti ad arrivare al 10. È chiaro che. Eh, se questo, questa tecnica la vogliamo fare con dei colori, con delle nuance veramente pastello e delicate, allora, più vogliamo lavorare con colori chiari, e più dobbiamo arrivare a un fondo chiaro, e quindi ci serve obbligatoriamente il 10. Però anche sul 9 riusciamo a ottenere un grande risultato. Questo con Palpriot, ovviamente. Ok, eh, intanto. Eh... Ti si vede un po' male, purtroppo anche se sei comunque bellissima, <ride> purtroppo si vede bene bene, si vede bene, bene, però ti si sente direi che ti si sente bene. Quindi, l'importante è importante, ecco, confermate, ragazzi che si sente. Intanto, salutiamo vale. i vari Paola, Giuseppina, Luigi. Però vedo già che stanno arrivando. Sono, stanno, il, count, il counter sta salendo vertiginosamente. Scrivete da dove ci state guardando, da tutta Italia, così vi passiamo e passiamo i saluti a tutti. Allora, abbiamo detto che che eh, dobbiamo arrivare almeno un'altezza 9, grazie a Palp Riot. Per arrivare all'altezza 9, però e eh, magari io parto da un 5 o da un 6. Prima scusate. bisogna decorare, Dis... e bisogna farlo nel modo migliore possibile. Ecco. Se vogliamo una maggior tenuta del colore dopo. Eh, decorare in sicurezza e mantenendo la salute del capello è fondamentale e in questo ci dà una grande mano Olaplex che ovviamente perché tu sei anche eh, ambasciatore Ol Olaplex Italia sì. eh, che è distribuito e importato e distribuito da AD di Flex Store ADSRL SRL che poi organizza anche tutta una serie di corsi tra l'altro voi organizzate anche regolarmente il Olaplex Caffè dico bene? Caffè esattamente Olaplex. sì sono due incontri al giorno con me o con il mio socio Ivan? Due incontri al giorno? sì yes. cioè, un tour sì. de force, vi hanno schiavizzati. Allora dai, intanto che vedo che. No, è un caffè in compagnia. Un caffè in compagnia, eh, dov'è che si trova questo caffè in compagnia, che immagino che sia un caffè virtuale? Sì, è un caffè virtuale che basta iscriversi alla, alla sezione e ci incontriamo al mattino, alla mattina. Alle 10 e mezza, al pomeriggio alle 2 e mezza. Poi dipende dai giorni, viene mandata una mail per collegarsi. Un codice e ci si collega e insieme vediamo qualche chicca su Olaplex, qualche lavoro. Analizziamo un pochettino le dosi, come utilizzarlo meglio. Un incontro di una mezz'oretta, ok. Come quello di oggi. Noi e intanto salutiamo, esatto. salutiamo Carla da Pescara, da Milano, Tina da Rita da. da... Ciao da Pagani Salerno, questa è vicina a Ivan, si sente perfettamente da Ravenna. Meno male, ciao da Altamura, da Udine, vedi che spaziamo tutta Italia. No? Cioè... Bene, okay. Va bene. Allora, eh, abbia... allora due consigli prima di arri per arrivare appunto al nostro fatidico 9 10, partendo da una classica situazione italiana 4-5. Sì. Okay. allora due consigli che posso dare sono uno. Schiarire con un decorante a bassi volumi in modo tale che, eh, con l'utilizzo di Olaplex, ovviamente, questo è in dubbio, in modo tale da preservare il più possibile la salute. Per riuscire a schiarirlo bene, ovvio, se maggior ragione utilizzando un decolorante con ossigeni bassi, sezioni sottilissime. Questi sono i due consigli che mi sento di dare in fase di schiaritura, quindi per preparare il capello. Ad arrivare al livello necessario per poi applicare questa, ma come questa anche tutte le altre tecniche di color rainbow. Ok, eh, si può arrivare direttamente nella stessa seduta del salone, o magari fai questa fase il giorno prima, non lo so, o due giorni prima, oppure fai tutto in una volta. Dipende dal capello se ho un fondo di partenza non troppo scuro, scusami, eh, ci si può arrivare in un giorno e si può fare tutto sicuramente in una giornata. Ovvio, sarà una giornata impegnativa sia <ride> per noi che per la cliente. Prenditi <ride> del spennuto. tempo, diciamo. <ride> però vedi lì sempre: prima ah, esattamente. Vabbè, però l'importante è prima fargli una bella consulenza, raccontarla bene. dirgli esattamente cosa si sta utilizzando. Prodotti, oggi abbiamo fatto un'altra cosa sul balayage. Quindi oggi sono preparatissimo. <ride> <ride> Su questa cosa della colorazione va bene. Allora, tu mi hai mandato questo video che cominciamo a fare vedere in modo tale eh, che possiamo commentarlo. Intanto, lei chi è che la conosci? Sì, lei è Casio, è una um, grandissima colorist del team americano di Paprio Squad con cui tra l'altro ho avuto l'onore di lavorare e di conoscerla di persona. Eh, ormai due anni fa ci pensavo oggi e eh, sono già passati due anni mi sembra ieri a Milano, sono venuti a Milano, abbiamo lavorato insieme a uno show e a una classe che poi c'è stata il giorno dopo, è stato pazzesco. Tra l'altro torneranno in Italia quest'anno, infatti sono emozionatissima, non vedo l'ora. Eh sì, eh, ci sarò anch'io, perché questa volta, questa volta... Guarda, sarà un'emozione incredibile, per me è stato un sogno, me lo ricordo come se fosse ieri. Ok, allora, il video era totalmente in inglese, eh, però invece di mettervi sì. sottotitoli e tutto il resto, Abbiamo qui la nostra, ti chiamo amichevolmente nostra, Cristina, che ci ragguaglierà in tutto e per tutto, in tutti i dettagli. Intanto ti dico solo dalla, eh, Nicola, dalla Calabria, da Montesilvano Manuel, da Milano Nerviano Patrizia, da, da Pantelleria Giuseppina, sempre presente Nunzio Farrucchieri, ciao Nunzio, da Ferrara, Grazie. dal Piemonte, da Cervia, da Messina, da Pescara, da Milano, eh, dal Piemonte, da Ravenna, da, insomma... Che bello. Da, tutti, ce li hai tutti qui adesso. Allora io faccio andare avanti piano piano il video ragazzi, ve lo fermo sì. ogni tanto, non è un errore, si ferma così perché così Cristina può spiegare e ci addentriamo nella bubble technique. Ho detto bene, no? Ok, quindi... Esattamente. Allora per prima cosa dividiamo la testa in quattro zone, come si può vedere bene, quindi dividiamo la parte anteriore dalla parte posteriore, okay. quattro settori. Iniziamo, allora, qui appunto abbiamo detto la scelta dei colori. Che e, ci, ci, può, ecco quello che dicevo prima, sì? Bravo, se me lo sto, grandissimo. Allora, la, lei in particolare consiglia dai due ai sette colori, qua ne usa quattro. E, per chi di voi avesse già visto questo video in lingua originale. Eh, lei parla di colori complementari. In realtà non è proprio giusta forse la traduzione, perché per noi il colore complementare si intende il colore opposto, quello che neutralizza. Quindi, se si parla di giallo e viola, colori complementari: okay, e blu. Per, compl <ride> per quello Scusa. giallo e blu, no, giallo e viola. Eh, giallo e viola, il sì. giallo e il contro okay, colore no, di no, il no, viola, Perché io vado? Del l'arancio, eh, perché vedi noi dei visti della fotografia giallo e blu compenso di più, invece voi siete più precisi nei parrucchieri no. <ride> <Okay. ride> e il rosso col verde. Meno male che non faccio il parrucchiere. <ride> <ride> se no vedi che i colori ti tiravo vai, vai avanti <ride> mentre eh, per colori complementari lei intende appunto colori appartenenti alla stessa famiglia quindi come dicevo prima se decidiamo di stare sui colori caldi possiamo utilizzare un giallo, un arancio un rosso e eh, spaziare all'interno di queste di tutte le sfumature che ci sono all'interno eh, possiamo andare da due a sette nuanze ma in questo caso lei ce le fa vedere 4. Okay. Possiamo andare avanti allora. con il video. Ovviamente, io a... consiglio l'utilizzo di Olaplex anche all'interno dei diretti. Sì, ma lei li prende a quattro eh, alla volta. Sì, dice. Se lei con le mani sì, li ma prende poi... quattro sì. alla volta. <ride> sì, <ride> è vero. Eh, ovviamente, appunto, dicevo, il consiglio è sempre quello di utilizzare Olaplex all'interno dei diretti perché ci aiuta non solo a decolorare ma anche a mantenere vivido il pigmento e quindi ci garantisce una maggior durata nel tempo e in che percentuale andiamo di Olap? che poi tanto Olaplex sono da 1 a 7 qua stiamo parlando di 1 e 2 no? immagino sì eh, ovviamente 1 e 2 allora eh, in realtà se voglio intensificare, intensificare ehm, sì intensificare il pigmento ma non a livello di nuance, cioè non è che me lo rende più scuro mi intensifica il pigmento nel senso che me lo rende più vibrante e me lo fissa di più al capello Posso utilizzare il numero 1, se invece lo voglio pastellizzare, posso utilizzare il numero 2. Okay. La quantità io consiglio sempre 1 ml di numero 1, mentre il numero 2 ovviamente a vista in base a quanto uno vuole rendere pastello il colore che ha scelto. Ok. Per questa qua ricordiamo ragazzi Olaplex Café, eh, andate sul sito ADS sì. AD Store SRL, c'è una sezione, comunque è gratis se vi registrate e in, vi infilate dentro nell'aula che ogni giorno viene tenuta due volte al giorno da Cristina e Ivan, non so se c'è anche qualche altro tuo collega, però mi sembra che siete voi Olaplex Italia. Siamo noi, su quelli sì, quelli sul pezzo. Sì, sì. Va bene. Tanto mi piace Ornella che dice la donna ragno come <ride> <Io ride> commento. Esatto. Va bene, quindi ok. Possiamo andare avanti. Andiamo avanti. Ok, allora, um, ok, in questo um, si, si può fermare se si vedono, anzi andiamo ancora un po' avanti, dovrebbero vedersi meglio le sezioni. In ogni caso si divide la testa in quattro zone, come dicevo prima, quattro settori. Quindi si divide la parte anteriore dalla parte posteriore e ciascuna delle due parti viene a sua volta divisa in due. Ok, possiamo stoppare qua. Ok. Partendo dalla parte posteriore, quindi dal primo settore, destra o sinistra, in base a quello che uno preferisce, non è importante, procediamo con separazioni orizzontali. Quanto devono essere spesse? Allora, devono essere sicuramente abbastanza sottili, ma non necessariamente sottilissimissimissime. Perché? Perché non ci serve, la cosa importante in questa tecnica che va un po' contro a quello che siamo abituati noi parrucchieri, è la saturazione. Mentre quando si applica un diretto, generalmente ci sono sempre tante raccomandazioni sulla saturazione, cioè fai bene attenzione a saturare bene il capello. Quindi In questo po caso, pochi, è il ca contrario. pochi capelli, tanto prodotto, no? Quello che voi dite di solito. Esatto, di solito <ride> è questo. Esattamente. In questo caso qua, la saturazione deve essere un po' più leggera. Cioè, non solo non serve saturarlo tanto, ma non va saturato tanto. Ecco, okay? ecco due, Quindi, io avevo due, bene, due, avevo, avevo due certezze <ride> quando vedo tutti i corsi tuoi, dei tuoi colleghi di altissimo livello. Avevo detto: Ah, sempre non risinate mai sul prodotto. Adesso che ero sicuro. Basta, mi hai bruciato anche questa certezza. Sì, esatto. no, non si smette sì, esatto. mai di imparare, ragazzi. Va bene, dai, quindi, allora, esatto. quindi poco... in questa tecnica è proprio il contrario: quindi si sceglie con che colore partire, si parte applicandolo ovviamente bene in radice, ecco, la saturazione in radice deve essere fatta bene perché almeno abbiamo una bella quantità di prodotto, ma eh, bisogna poi eh, sfumarlo e non saturarlo bene non saturarlo bene, ok adesso vedo che vi facciamo ripartire questi 10 secondi quindi si decide eh, abbiamo detto dai 4 ai 7 colori, no? più o meno infatti far... dai 2, anche, anche dai 2, va okay. dai 2 ai 7, sì, okay. poi in realtà non c'è limite alla fantasia ok e si separano si le sezioni si rivede se... la testa, sì le sezioni 4 che... zone, si parte dalla parte posteriore con separazioni orizzontali Orizzontali si inizia ad applicare la prima nuance Ovviamente, lei utilizza una stagnola sotto per non macchiare la modella e avere la praticità. Ed è l'unica, eh, ok, si può stoppare Aspetta, vado un filo ed è l'unica ecco stagnola che useremo. Quindi, useremo per tutta la testa quattro stagnoli soltanto. E la andremo a mettere a, sotto alla prima sezione di ogni divisione. Quindi, in questo caso abbiamo applicato il primo colore non mettiamo nessuna stagnola non mettiamo nessuna spugna non mettiamo niente per dividere i capelli abbassiamo la seconda sezione e applichiamo il secondo colore che abbiamo scelto ok, eh... okay? quindi la ciocca da colorare si appoggia sopra a quella già colorata Senza... se si toccano i due colori è ok anzi è proprio quello il senso della tecnica ok quindi Però... c'è la dove è c'è la qua abbiamo la mano no fondamentalmente sopra ci appoggiamo i capelli ancora che devono essere colorati abbiamo, abbiamo colorato questi e poi sopra ci appoggiamo quest'altro e andiamo esatto. avanti ok Nunzio esatto. procediamo così Nunzio chiede se non macchia la cute vedo che lei è molto vicino alla cute il, il allora, palpriot pal -pal non macchia la cute assolutamente no e lei non solo è molto vicino alla cute ma lo deposita proprio in cute e no palpriot non macchia non ha questo problema perfetto andiamo avanti Fatto questa sezione, dividiamo ancora con la terza sezione e praticamente andiamo avanti così fino alla sommità della testa. Continuiamo a separare sezioni sottili, le, applichiamo sulla ciocca le, le appoggiamo sulla ciocca precedentemente colorata e alternando le nuance che abbiamo scelto andiamo avanti così fino alla fine. Quindi c'è una sorta di strat stratificazione, di layer uno sopra esatto. l'altro per arrivare a quello. Esatto, esattamente. Eh e sì? C'è una regola, nel senso parto prima dai colori chiari, se magari ho vari colori, quelli più chiari o quelli meno chiari, oppure mischio, no. diciamo, random. Allora, non c'è una regola, c'è il gusto personale del, del parrucchiere che, che la applica. E, il consiglio è sempre quello appunto di eh, sa, non saturare bene, perché? perché in questo modo quando noi andiamo ad applicare il colore successivo abbiamo come degli spazi ancora su cui depositare quello nuovo, ok? Eh, una cosa che, carina che si può fare è quello di fare questa tecnica con i colori scelti solo sulla radice e anziché tirarlo su tutte le lunghezze, sulle lunghezze andare esclusivamente con il clear in maniera da ottenere un effetto, eh, diciamo, più rainbow alla base e tutte le lunghezze pastello chiare. Ok. Non so se ho reso l'idea. Sì, nel senso che da quello che ho capito io, nel senso che i colori, diciamo, più saturi sono sulla base e più man mano che andiamo verso le lunghezze li troviamo sempre esatto. leggermente più chiari per Sulle creare lunghezze. questo leggero questo effetto sfumello e da questa tridimensionalità anche a tutta È una sorta di balayage colorato? Mi passi il termine? Sì, così. Okay, dai. Scusa. sì esatto. da profano dai. Ok, tenuta dei lavaggi, intanto no, no, subito. Jimmy dice: Tenuta dei lavaggi. Allora, i colori: adesso al di là di questa tecnica, quando utilizziamo eh, i colori più Furi di Palpriot abbiamo una tenuta, in, 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 praticamente il colore inizia a schiarire fin da subito ovviamente e se ne va nel giro di 40 lavaggi, quelli più scuri, mentre quelli più pastello hanno una durata fino a 20 lavaggi. È ovvio che già dal primo lavaggio inizierà a cambiare un pochettino perché stiamo parlando di un pigmento diretto, ma prima di andarsene completamente devono passare 40 lavaggi per le nuance più scure e 20 lavaggi per le nuance più chiare. Ok, eh, mi sembra di ricordare durante uno dei tuoi corsi che eh, raccomandi acqua fredda giusto quando vengono lavati. Sì, esatto, esattamente. Acqua fredda perché in questo modo si aiuta il pigmento a fissarsi e non scaricarsi. Questo è importante sia in fase di applicazione, quindi quando, in fase di risciacquo, quando lo abbiamo appena messo, abbiamo tenuto un tempo di posa, lo dobbiamo andare a sciacquare. Ma il consiglio è quello che do anche alle mie clienti a casa di utilizzare acqua tiepida per i lavaggi, perché l'acqua calda porta via più rapidamente il pigmento. Ok. E invece soprattutto, soprattutto Scusami, ancora una cosa, soprattutto in fase di risciacquo, eh, soprattutto quando abbiamo tanti colori insieme e non vogliamo che questi colori si miscelino tra loro, magari anche quando utilizziamo appunto due colori complementari come il giallo e il viola, che uno annulla l'altro, eh, l'acqua fredda ci dà una grandissima mano perché ci, viene, ci mantiene proprio divisi i due pigmenti. Ok, e l'altra cosa che vuol dire è primo lavaggio dopo 48 ore comunque almeno, corretto? Eh, sì, 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 in questo modo lo sì, sì, consiglio sempre, ma anche cioè, al di là del, della, della colorazione diretta, è eh, proprio per lasciare un attimo il capello eh, ne, mh, stabilizzarsi, anche perché dopo il trattamento di decolorazione, come dicevamo prima, io generalmente faccio la decolorazione e poi nello stesso giorno. Applico le colorazioni dirette, quindi proprio per lasciare respirare il capello e lasciarlo ristabilizzarsi. Ok, vedi che sono stato attento in aula quando tu fai i corsi. <ride> allora, adesso abbiamo una. <ride> domandona di Ornella mettetevi comodi non so se vi basta lo schermo allora la mettiamo in sovraimpressione allora domanda un pochettino provocatoria tenendo conto che questo tipo di colori e lavori richiedono una decolorazione molto intensa eh, sono comunque soggetti a svedimenti richiedono trattamenti ristrutturanti ma non è meglio allora prendere e metterti una parrucca il senso della domanda è positivo anche se celato ovvero cosa ci garantisce invece che valga la pena di farlo? l'insicurezza consentendo poi di ripetere oppure se dopo un domani la cliente vuole tornare indietro cioè magari è troppo complicato ritornare indietro allora eh, capi capisco ehm, diciamo che la cosa soggettiva nel senso sì, è meglio una parrucca. Per la salute del capello sicuramente la parrucca è meglio, però non so quante clienti sono disposte a mettersi una parrucca per portare un colore del genere, cioè mi spiego meglio. Se è questione che devo andare a una spiaggia di carnevale, ok, mi prendo la parrucca. Però mh, parlo per la mia esperienza, nel mio salone sono tante le clienti che me lo chiedono e che lo portano come colore non di una serata, ma come colore, non dico della vita perché è esagerato, eh, però come colore proprio. Quindi. Mh, per me no, no è, è, è meglio sul capello, anche perché eh, è un po' come quando mi chiedono: Hai una parrucca corta? Perché mi piacerebbe vedermi come sto con quel taglio. Io quello che dico sempre, a parte non ce l'ho, <ride> ma poi. Anche non sarebbe la stessa cosa perché la parrucca ha una consistenza di capelli che non è la tua, quindi lo stesso taglio sul tuo capello e lo stesso taglio sulla parrucca hanno due effetti finali completamente diversi perché il tuo capello magari è più fine, ha una texture diversa, quindi non è mai eh, un, un effetto reale quello che, che può avere una parrucca. E in più, se uno ama cambiare, non lo so, io li ho sempre portati e li ho sempre portati, cioè nel senso mi è sempre piaciuto decolorarli e colorarli, anche, anche a chi piace cambiare, sì è vero dici potrebbe cambiare la parrucca, però non è mai come avere il tuo capello, quindi cioè, se dobbiamo andare anche d'estate con il caldo, uno va in spiaggia a prendere il sole in piscina, sì, non no. lo so, o ha semplicemente una serata, la parrucca è, è, è un oggetto che tu è un vestito che tu porti addosso, il capello è una parte di te. Forse è quella la differenza. Sì, sarebbe un po', un po' estremo, ecco. Sì, però non c'è una risposta cioè, giusta o sbagliata sì, sì. Eh, a questa domanda, è proprio soggettivo. Comunque adesso andiamo a vedere come sarà il risultato finale, perché è un risultato comunque portabilissimo. Non è un risultato come abbiamo detto, rainbow, che qui sì. diventa una cosa un po'. Esatto. eccessiva che soltanto alcune persone possono permettersi di portare perché deve avere anche uno spirito esuberante per portare certi tipi di capelli anche se ci sono signore che ormai non c'è più un'età dove portare un certo tipo di colorazione no? anche i tuoi clienti mi sembra che spazzano no, esatto. eh, allora stando, sì, sì, sì. Mm, mi stanno dicendo di, mi sono collegato adesso di che azienda sono i colori l'azienda è Pulp Riot è un'azienda americana giusto? Esattamente, esattamente ok. Eh, la stessa cosa per Anna Maria Maltese. Eh, Jimmy Amadio dice: Se hai la base decolorata un po' gialla, eh, mettendo il blu non viene verde? Allora, no, perché Palpriot ha fatto una cosa bellissima e ha messo all'interno di ogni suo tubo già il controcolore. Se prendiamo un, il tubo del blu di Palpriot e lo mettiamo in una ciotola, ehm, viene difficile di. Distinguerlo dal viola, nel senso che sembra proprio viola, questo perché? Perché all'interno del pigmento blu contiene già dei pigmenti viola che fanno sì che ci fungano da controcolore del giallo, quindi se non ha una base perfettamente bianca, è per questo che dicevo che con PulpryOut il bello è che non bisogna per forza arrivare al 10, ma già con un 9 si ottengono degli ottimi risultati, proprio per questa ragione, perché hanno già all'interno i pigmenti che fungono da controcolore, quindi ci spegne il giallo e ci, e ci butta fuori il blu. Ok, eh, poi sempre poi si dice che altezza di tono arrivi con la deco, abbiamo detto prima è sufficiente arrivare a un'altezza 9, in questo caso, 10 sarebbe l'ideale. Esattamente, un'altra cosa che ci viene in aiuto comunque sono gli spit toner di Palpriot, che sono, io li uso tanto eh, sia come tonalizzazione finale che come pre-toner, cioè decoro e poi devo fare un lilla o comunque un viola o comunque devo stare su quelle nuanze cosa faccio? Ho un pretone quindi un tonalizzante che mi permette di neutralizzare il giallo che mi butta fuori la decorazione ma non solo mi aiuta già a dare quei leggeri riflessi in questo caso abbiamo proprio il violet che ehm, eh, praticamente mi, mi, mi porta già su quei livelli ok eh, allora, abbiamo quindi facendo questo no no vai vai Prego. No, dicevo che eh, appunto, in base a quello che devo fare dopo, posso utilizzare lo spit-toner che mi serve. Ok. Eh, Paola dicevi, Abbiamo tirato fuori il discorso del Rainbow. Eh, parentesi sui capelli corti per creare un bellarcobaleno. Che cosa consigli? Eh, eh, devo cap dovrei capire quanto corti. Sei un caschetto, o corto corto tipo a spazzola, tipo uomo? Vediamo se risponde. se risponde. Se risponde, intanto andiamo avanti, poi la riprendiamo dopo come domanda. Quindi vado avanti, lei va velocissimamente, qua abbiamo la sezione divisa in quattro parti, no? come hai detto prima. Esattamente, e procediamo nello stesso modo eh, anche su tutti gli altri settori. Poi una cosa che possiamo fare, carina, che a me piace molto, è anche invertire gli ordini. Dei colori. Quindi, se nel primo settore utilizzo, abbiamo detto sette colori, immaginiamo, dall'uno al sette, magari nel settore di fianco li uso al contrario, dal 7 al numero uno per intenderci. Ok, eh, ecco, è ritornata Paola. Corto uomo, dice: Corto uomo, ok, allora, a me non, un effetto rainbow sul capello corto 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 che mi piace molto, è quello di applicare eh, un qualche cosa di simile a questa tecnica, ma solo esclusivamente sulla base. Cioè, scelgo due colori, tre colori, ehm, o oh, in questo caso abbiamo detto rainbow, quindi anche 5-6 colori. E applicare il primo colore su una sezione fine, 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 ma solo sulla base e lasciare le lunghezze chiare. Quindi andare a creare un effetto di arcobaleno, ma solo sulla radice, lasciando fuori le punte. Ok, spero che sia chiaro, poi se avete altre domande, <ride> siamo qua. Quindi... Continuiamo ad andare avanti e qua arriviamo a, ecco, questo è l'effetto che appunto non è, esatto. non è un effetto rainbow, ma è un colore che però ha mille, mille no, ma parecchie tonalità al suo interno, sempre sulla stessa base. C'è un rosso con tantissime sfaccettature. Esatto, poi attenzione, nessuno ci vieta di utilizzare colori completamente diversi, cioè... Eh, io ho parlato di colori che stanno all'interno della stessa famiglia, ma nessuno ci vieta di prendere i sette colori dell'arcobaleno e fare questa tecnica con i sette colori dell'arcobaleno. È ovvio che l'effetto finale sarà un effetto completamente diverso, e ovviamente andiamo più sugli effetti rainbow. Ok, questo è un bellissimo rosso, rosso condito delle sfumature rosa, anche magenta. C'è cioè, cioè un po' di esatto. tutto. Poi dalla foto è sempre un po' complesso a, a farlo. Eh, per diciamo che a un certo punto io non voglio aspettare i 40 lavaggi di scarico no? ma dopo 10 me lo voglio rimuovere me lo voglio, voglio tornare a un colore più standard diciamo. sì, eh, vado, vorrei... vado con la deco normale o sì. ci sono dei, dei prodotti di palpite che sono stati messi a punto per, fare, per toglierli ancora con più ci tranquillità sono, ci sono dei prodotti apposta, il black canvas che va a togliere completamente il, la colorazione diretta. Il consiglio però è sempre quello di aspettare almeno due settimane prima di toglierlo. E calcoliamo mm. che, un'altra cosa importante, se io ho tonalizzato con un direct tipo al Pryot delle mesh e poi utilizzo il black canvas, non è che mi lavora solo sulla colorazione diretta, mi lavora anche sul capello naturale, quindi un pochettino me lo ha a schiarire. Questo è una precisazione che ci tengo a fare perché se no uno pensa. Allora io ho delle schiariture, un balayage, lo tonalizzo, vado con il black canvas, tolgo tutto, ma non muovo il pigmento naturale. No, il pigmento naturale si muove lo stesso. Ok. Lavora un po' come un decorante comunque. Ecco, eh, il design che è arrivato adesso dice la durata dei colori: abbiamo detto tra i 20 e i 40 lavaggi a seconda di quanto brava sei a casa o che vi tipo di vita fai, insomma. <ride> Ecco, ehm, con un'attività sportiva i tuoi clienti hanno avuto qualche problema eh, con eh, se uno decide di utilizzare questo tipo di colori? Sai, c'è tanta sudorazione, adesso si va verso l'estate oppure verso il mare. Sì. Così, no, assolutamente non cambia. Io quello che, che generalmente faccio con le clienti allora, alla cliente che ama cambiare, non lo propongo perché se ama cambiare da una volta all'altra non mi fa mai lo stesso colore, e quindi non ne vale la pena, però. Eh, con i clienti che okay, hanno deciso che il viola è il loro colore della vita, io quello che faccio generalmente è eh, creare un prodotto su misura per loro da utilizzare a casa. E come lo faccio? Allora, generalmente eh, chi mi fa un colore del genere, io mh, do tutta la linea di Olaplex come mantenimento a casa, perché abbiamo detto che il capello più lo trattiamo meglio, sia in fase di decolorazione, ma che anche nelle fasi successive, il colore ci dura di più. Perciò che cosa faccio? All'interno del ehm, conditioner numero 5, Viola Olaplex, vado ad applicare, vado a miscelare all'interno un pochettino di pigmento, viola nel caso in cui la cliente ha scelto il viola, rosa nel caso in cui ha scelto il rosa, o comunque sia della Nos che ha scelto. E eh, spiego alla cliente di utilizzarlo come conditioner normale, solo che la differenza qual è? Che insieme a trattarmi il capello e eh, preservarmelo, nutrirmelo e ripararmelo, mi va anche a mantenere vivido il pigmento. E in questo modo riesce a mantenerlo bene nel tempo. Ok. Eh, poi abbiamo un'altra domandona sempre giornella che quando scrive <ride> si mette lì <ride> e si mette di impegno. Sì. Allora. Ok, Ornella, allora sui capelli corti la variazione dal bianco della nuca al colore intenso delle tempie oppure viceversa, con passaggi graduali, eh, me, mi esce forse, mi esce sempre lo stesso colore della versione più chiara a quella più intensa, è possibile? Forse è un... Non ho capito. La domanda, eh sì, perché c'è un problema. Allora, sui di... capelli corti, la variazione del bianco della nuca. Al colore intenso delle tempie, ma parliamo di decorazione? No, penso, eh, penso che lei stia intendendo quando hai detto la colorazione uomo-arcobaleno. Ah, ok. Allora, variazione del bianco della nuca al colore intenso delle tempie o viceversa? Me allora, e ma, no, ma, 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 quindi ma sempre lo stesso colore dalla versione più chiara a quella più intensa. Quindi eh, sui capelli corti la variazione dal bianco della nuca al colore intenso delle tempie o viceversa con passaggi graduali ma sempre lo stesso colore dalla versione più chiara a quella più intensa. Quindi utilizzare questa tecnica che tu hai detto invece di utilizzare colori diversi, modello rainbow, utilizziamo semplicemente vari colori da, da un castano chiaro fino, da un, da un biondo fino a un castano scuro, Top per non un darmi un'esagerazione. È possibile fare la stessa cosa? Per... Sì, cioè per fare un effetto rainbow, non sono no, sicura, no, non, per... non continuo a non capire. <ride> <ride> È un passaggio graduale dal bianco al colore intenso, ecco. Aggiungo. Sì, sì, si può fare tranquillamente. Io penso che intenda non tanto... Uh, ok, no, sì, non per, per i castani, ma penso tipo da un viola a un bianco. Assolutamente sì, si ottiene un effetto di gradazione eh, da, dal chiarissimo allo scuro, anzi è molto bello. Ok. Eh, vabbè, lei scrive magari di getto il correttore, non l'aiuta, anche noi siamo un po' in difficoltà. Ok, adesso aggiunge da un viola chiarissimo al viola intenso, per esempio. Cioè, al tanto... viola intenso è stupendo, assolutamente sì. Io generalmente questo lo faccio su chi ha capelli lunghi. Sulle clienti eh, che hanno capelli lunghi, generalmente parto sempre con un colore più scuro alla radice perché dà un effetto più naturale e soprattutto, generalmente questi colori li faccio a ragazzi, quindi magari hanno o zero o pochi capelli bianchi, eh, non implica un effetto di ricrescita ravvicinato, quindi non, le, non creo un vincolo da una ricrescita mettendolo scuro. Però è anche vero che. Tante volte eh, ragionare in maniera contraria crea qualcosa di ancora più particolare e ehm, che cattura ancora l'occhio, quindi fare ragionare al contrario, quindi partire da un bianco estremo e pian piano mettere lo scuro in fondo. È contrario, se ne, cioè se noi guardiamo immagini, sfogliamo gen, eh, le pagine anche su Instagram, giornali, riviste, generalmente si vede sempre scuro e chiaro, ma già partire da un semplice balayage, scuro vicino alla radice... E vicino alle, alle punte però tante volte l'effetto contrario è ancora più accattivante secondo me e quindi un bianco totale alla ricrescita che piano piano sfuma e diventa più scuro sulle punte certo che implica un mantenimento in a casa completamente diverso Adesso. e quindi una frequenza anche maggiore dal parrucchiere eh, ci sono un sacco di foto in... scusami ci sono arrivata alla fine ma ce lo faccio <ride> no no ci, ci, sono... <ride> ci sono un sacco di, di foto su Instagram su balayage Reverso cose o Chattouche all'incontrario dove si parte da una base chiara e poi si arriva all'oscuro soprattutto su eh, sì? hairdresser brasiliani ho visto che trovi, si trovano questa tipologia di cose forse che loro sono più appassionati non lo so è <ride> una cosa un po' particolare sì 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 ma è sempre bello andare anche un po' controcorrente, è quello che stimola sempre anche tanto la fantasia ok, perfetto eh, grazie e complimenti lei si era espressa male, non è che si era espressa male secondo me il correttore in queste cose non aiuta e, ed è così allora Cristina, 30 minuti abbiamo detto 37 siamo arrivati, ti ho rubato 7 minuti mi, mi dispiace ne uh, so che... ho tanti a disposizione in questo periodo <ride> no? eh, ecco la, la prossima volta ci sarà un altro appuntamento eh, sempre su Palp Riot e questa volta parleremo così anticipiamo non lo so, dobbiamo ancora deciderlo bene. un'altra no, tecnica. Avevi detto, mi avevi mandato un altro video, e ho detto: ah, forse parliamo di quello, non vuoi lasciare trapelare niente? Sì, ma devo ancora decidere. Ah, va bene allora, eh, per vedere intanto dei tuoi lavori, che, mh, il tuo salone dov'è? Il mio salone è a Manziesia, in provincia di Novara. Ok. Super specializzata in palp e pixel, anche no? Tu hai questa strategia sì. di tecnica, sì. e tutto il resto. E, se vogliono ti possono ritrovare nell'Hola Press Café dove ci si, può ci si può prenotare sul sito di Adiflag Store, è gratuito e loro due volte al giorno fanno una riunione con tutti i parrucchieri, discutono di Olaplex, di colori come Palpriot e tante altre cose. Lei insieme ai Bucci grazie a Andrea Guizzardi, che è il proprietario di e importatore di, di Palpriot e Olaplex per quanto riguarda l'Italia. Va bene? Ho detto tutto giusto? Pronto? Giustissimo. Ok, ti vedo un po' frittata che abbiamo il collegamento. Sì, sì. Siamo lì con i denti, con il collegamento, però, ragazzi, mi sembra che si sentiva abbastanza <ride> sì, bene. Mi sa che... eh, ok, vediamo. Scusa, esci, spostati un attimo così magari prendi meglio. No. <ride> <ride> Va bene, la Prossima dai. volta provo a cambiare stanza. Ecco. Va bene, intanto dai, salutiamo tutti. Grazie a tutti quelli che si sono collegati. Maria Stella ti fa i complimenti, come anche tutti i Grazie mille. Grazie Cristina e ci vediamo presto Grazie a voi, alla prossima volta. Ciao Cristina. Oh yes, un bacione. Ciao ciao. ciao.